Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Rainbow Six Siege vi mostrerò un glitch nella mappa banca. Un glitch, come sempre, spot, che si trova praticamente in questa stanza. Sicuramente la riconoscerete. Con un operatore di difesa posizionate lo scudo in questo modo, avvicinatevi allo scudo fino a quando non spunta fuori il pulsante per scavalcarlo. Quindi abbiate pazienza e vedete lo scudo, osservate lo scudo fino a quando non compare il pulsante per scavalcare. Se non compare è perché avete posizionato male lo scudo. Dovrebbe essere questa la posizione corretta, ma le che va lo riposizionate. Allora qui praticamente all'inizio di questo cassetto, di questo mobile, ecco, vedete, adesso compare, è comparso per un attimo, ok. Una volta che compare scavalcare, scavalcate per andare su. Ora, non dovete salire sullo scudo in questo modo, altrimenti lo rompete. Quindi dovete fare molta attenzione a scavalcare lo scudo per andare su. Quindi riproviamo. Riposizionate di nuovo lo scudo, andate qui e scavalcatelo in modo da finire sul mobile. Occhio che lo scudo potrebbe rompersi come è successo prima, quindi abbiate pazienza, posizionate lo scudo correttamente e scavalcatelo andando sul mobile in questo modo, vedete? Adesso sono sul mobile, probabilmente lo scudo si è rotto, no, è ancora integro. Ora tutto quello che dovete fare è fare questo praticamente, andare avanti, abbassarsi, alzarsi di continuo fino a quando non spunta fuori una scritta che dice appunto scavalcare, come fosse uno scudo. Vedete, è uscita per un attimo. Se riesco a farla di nuovo comparire, è una procedura un po' particolare, diciamo, dovete avere un pizzico di fortuna. Vedete, compare e scompare di continuo, quindi dovete avere un po' di pazienza. Se riuscite a beccarla, ve ne andate in alto, vedete? Adesso sono in alto e quindi da qui posso sdraiarmi tranquillamente e uccidere tutti i giocatori che provengono da quella porta.